Wow, grandi amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale SweetChinMusig ragazzi. Oggi siamo qui, come potete vedere, in un video un po' particolare, perché in sottofondo troverete una partita di Golden State contro Cleveland Cavaliers giocata dal sottoscritto giusto ieri, simulando una sorta di gara 7 dei playoff, o meglio dire delle finals. Ho cercato di giocare questa partita senza Bogut e con le rotazioni e circa giocando come più o meno stanno giocando le attuali squadre NBA, quindi ho cercato di mettere in questo video alcune delle azioni che potrebbero a grandi linee rispecchiare ciò che succederà questa notte. E ciò che succederà questa notte è proprio l'argomento di questo video. Infatti vorrei che questo video non fosse più di tanto una mia particolare idea, quanto un dibattito qui sotto nei commenti su cosa ne pensate che potrebbe succedere questa notte. Quindi commentate ragazzi. Allora, secondo me in questa gara 7 intanto sarà una gara 7 epica, perché è da 3 anni che non succede una gara 7 in NBA Finals. Sarà epica, ma sarà epica perché? Perché secondo me finalmente ci sarà la resa dei conti tra queste due squadre. Squadre che si sono interscambiate vantaggi e svantaggi di 30, 10, 15, doppie cifre incredibili nelle 6 gare finora disputate. So che praticamente tutti voi vi starete chiedendo: qual è il tuo pronostico, Switchin? Il mio pronostico è che mi sa che non c'è un pronostico. Se posso dire la mia, vedo avvantaggiati i Cleveland Cavs però del 51% contro il 49% dei Golden State Warriors. Questo perché? Perché secondo me gara 7 è sì un fattore tecnico, ma è molto anche un fattore mentale. E proprio per questo dico che i Cavs ci arrivano meglio preparati, meglio pronti a questa gara 7. Come molti di voi sapranno, sono una delle, mi pare, solo 3 o 2 squadre che sono riusciti dal 3-1 sotto nell'NBA Finals ad arrivare a una gara 7. Nessuno ha vinto una gara 7 dopo essere stato sotto 3-1 nell'NBA Finals. E questo secondo me è una motivazione enorme per i Cavs. In più c'è LeBron che deve portare il titolo ai Cavs, Irving che vuole definitivamente sbloccarsi da questo punto di vista e farsi vedere come uno dei top player dell'NBA. Quindi secondo me, avendo poi vinto tutte e due le ultime partite con margini anche abbastanza confortanti, credo che ci arrivino con quel più di fiducia in più che potrebbe portare alla vittoria. D'altro canto però i Golden State Warriors giocano in casa, sono la squadra più forte secondo me in queste NBA Finals, ma devono ritrovare diversi giocatori, devono ritrovare il Livingston delle prime 2 partite, hanno un Iguodala un po' acciaccato, hanno perso Bogut, devono ritrovare il Draymond Green delle prime 3-4 partite. Sono una squadra sicuramente forte, super corazzata, super fiduciosa, ma i cui ingranaggi in questi playoff e soprattutto in queste finals si sono molto arrugginiti. C'è poi anche l'interrogativo Steph, ci sarebbe poi anche quello Klay, ma Klay è un po' meno un interrogativo, mentre Steph è un vero e proprio interrogativo. La gara 6 ragazzi secondo me è legittima la stagione di quest'anno, perché ha giocato da solo nel nulla, tenendo quasi in piedi la partita per 4 quarti, 3 a parte il primo diciamo. Ma nel resto della serie, a parte in gara 4, è stato abbastanza sottotono, per non dire di peggio. Ovviamente non tanto per demerito suo, quanto per il merito della super difesa di Cleveland. Questo però lascia a dire il fatto che in gara 7 contro Steph io non scommetterei, quindi non mi sorprenderei se ne facesse 40 per dire in gara 7. Tanto il suo modo di giocare non cambia ragazzi, è sempre quello, quindi non vedo perché non potrebbe metterne 40, però lo stesso discorso vale per LeBron o Irving. Io se fossi in una squadra, in una gara singola non ci giocherei neanche morto coi Cavs, però purtroppo bisogna giocarla questa gara 7. Io credo che sarà una partita molto tirata, sicuramente non ci saranno vantaggi come nelle prime 2 o nella terza o nella quinta, sesta per i Cavs. Non ci sarà niente di tutto ciò, non mi sorprenderei se ci fosse un supplementare, ma questo non voglio azzardare. A mio modo di vedere, come ho detto, vedo leggerissimamente favoriti i Cavs, ma questo non vuol dire assolutamente che vinceranno. Sta di fatto che se vincessero i Cavs sarei molto contento per LeBron, molto contento per Irving, molto contento per Della Vedova, molto contento per Richard Jefferson, ma sarei altrettanto scontento per tutte le altre teste di cazzo che ci sono in quella squadra, tanto quanto sarei scontento, ma purtroppo lo sono lo stesso perché lui ha già vinto, per Anderson Varejao che ha vinto un titolo, cioè Varejao ha vinto un titolo, Stockton e Malone no, ma questo è un'altra storia, come direbbe il buon Flavio Tranquillo, che cazzo dico, era Federico Buffa. Approfondendo ancora di più il discorso, ragazzi, io credo che questa gara 7 non verrà soprattutto decisa magari dai Curry, dai Irving, dai Thompson e dai James, quanto magari da una prestazione inaspettata di uno dei role players delle due squadre. Per esempio Harrison Barnes, dopo gara 5 e gara 6 in cui ha fatto veramente cagare, ma lo reputo un giocatore fortissimo, potrebbe essere uno su cui potrebbe girare la partita, in quanto i Cavs sicuramente lo battezzeranno dopo penso il 8 su 30, 8 su 25 che ha fatto nelle ultime due partite. Iguodala sarà un fattore come lo è stato l'anno scorso, ma ha dei problemi fisici, non si sa in che condizioni si presenterà a questa gara 7, e dall'altra parte lo saranno Richard Jefferson, lo saranno Schumpert e lo saranno magari anche J.R. Smith, che le partite alla Oracle diciamo non si è ancora mai presentato. Tutto ciò che sto dicendo, ragazzi, ovviamente sono opinioni personali, io l'ho viste tutte le partite, quindi commento su cose che ho visto, ma non mi reputo l'esperto mondiale di NBA, quindi ragazzi, vi ripeto, lasciate un bel mi piace intanto se questo video vi piace e se siete d'accordo con quello che ho detto, ma soprattutto commentate perché voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Io penso proprio che rimarrò sveglio a vedermi questa partita, anche se ho gli esami di università, ma sono ACAB, cazzomene, no, a parte gli scherzi, credo rimarrò sveglio, e se volete possiamo commentarla magari in live sulla pagina Facebook, che approfitto per dirvi, link in descrizione, mettete mi piace così ci possiamo sentire. Ma detto ciò voglio sapere le vostre opinioni, ragazzi, perché tra l'altro questa è una serie molto strana, in cui forse la risoluzione più giusta è proprio quella di una gara 7, magari molto tirata, magari molto fisica, magari non bellissima, ma comunque decisiva, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, tutti i miei social sono in descrizione, vi ricordo lo shop delle magliette anche in descrizione per comprare magliette NBA a basso prezzo. E niente, ragazzi, non mi resta che augurarvi una buona visione di gara 7, un buon hype per questa super partita di basket e viva l'NBA che ci regala queste incredibili emozioni, ragazzi. Bella!